Nel secondo a continuo Volpi assiste suo malgrado ad un pestaggio da parte di alcuni pubblici ufficiali del comune di Siena ai danni di un Vucumpra, un marocchino extracomunitario ambulante reo di aver smerciato beni contraffatti e comunque in un modo abusivo senza regolare licenza. Alle proteste di Alejandro, che assisteva inerme alla scena del pestaggio, i vigili urbani risposero che tanto la roba andava sequestrata, che quindi presero questo pretesto per sferrare calci e pugni e sequestrare la merce in modo coatto. Nell'ultimo a continuo Volpi cita un episodio spiacevole con un pubblico ufficiale della polizia municipale. Riguarda gli anni più giovani della sua vita, aveva sui 16 anni e era in motorino. Fu fermato per una notificazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, che invece egli sosteneva di non superare il limite. Si lamentò di questo fatto anche perché non era la prima volta che il vice si divertisse a infese delle contravvenzioni che non erano esistenti. Allora il vigile lo pose in stato di arresto per le sue proteste e per 3 ore venne malmenato in caserma. Un vero e grave esempio di violenza gratuita antipedagogica da polizia fascista. Questi sono gli effetti della massoneria senese. Capitolo 14. Panzanelle e panzane. Alejandro Volpi è in viaggio nei mitici anni 70 per un impiego di rappresentante di Libe e è imbibito di ideali di rivoluzione, sogni, speranze e illusioni sessantottine, desideroso di confrontarsi e dialogare con chiunque, anche con le personalità più ambigue e controverse, per cambiare il mondo dal basso. L'autore aveva appena 18 anni, era ingenuo e sprovveduto, in buona fede non pensava potesse esistere una struttura sociale così perversa e maligna. In quel periodo viveva un losco figuro che però suscitava un certo fascino e una certa simpatia ambigua e occulta, soprannominato in Siena il Panzanella, specializzato in furti, che aveva più volte scontato anni di pena in carcere per la sua condotta delittuosa. Una volta Alejandro trovò una borsa per terra abbandonata, la accolse e volle restituire al legittimo proprietario, ma poiché non c'era la carta d'identità né altro documento, ma vi erano invece 50.000 lire, si recò al più vicino commissariato di Grosseto per fare il suo dovere di cittadino modello, cioè di portare un oggetto smarrito da un altro. Ma in questo inno l'ingresso lo mandò via in malo modo, dicendo che loro non perdevano tempo a occuparsi di queste cose. Volpi allora provò a restituire la borsa al comune, ma anche lì il comune disse che era la questura che doveva ricevere. Allora diede in beneficenza il denaro a un autore di libri in modo tale da aiutare la cultura. Volpi incontra successivamente il Panzanella ad una festa del quotidiano L'Unità. Intento rubare autoradio dalle macchine parcheggiate, chiede la sua collaborazione, ma Volpi si defila ovviamente. Lo incontrò ancora negli anni 80, faceva commesso in un supermercato ed in seguito lo incontrò, quindi si è in parte regolarizzato. Lo incontrò responsabile di una sala corse relativamente alle scommesse sui cavalli. Evidentemente la struttura massonica premiava e si serviva di alcuni briganti come il Panzanella e castigava coloro che hanno probi reali e restituivano oggetti abbandonati in modo arrogante, coatto e tracotante. Capitolo 15. Valutiamo alcuni aspetti di un caso tra tanti. Alejandro Volpi introduce e spiega a fondo i concetti di plagio e suggestione per far comprendere al lettore le strategie massoniche di anomia, destrutturazione dello stato di coscienza e distruzione psichica e fisica del soggetto, bersagliato dalla struttura. In Italia non esiste né reato di plagio né quello di tortura, e questo certamente ha favorito la massoneria. Egli istituisce 2 archetipi ideali per descrivere strategie massoniche di indottrinamento e demolizione dei soggetti.
plagio suggestione del primo tipo. La struttura massonica, secondo strategie subdole, induce un soggetto a comportarsi in un certo modo promettendogli profitti e ricompense economiche, materiali e magari anche morali. Poi, quando quindi il soggetto plagiato, la cui morale coincide con la struttura massonica, ha compiuto l'atto, la struttura cambia posizione, critica tale modo di agire e si serve delle leggi, producendo nel soggetto una suggestione, in modo da renderlo colpevole senza possibilità di appello, gli crea uno stato anomico distruttivo. Plagio suggestione del secondo tipo. Un soggetto subisce un atto da parte della struttura che gli reca un danno morale e materiale, ma la struttura lo plagia, facendogli credere che subire quell'atto è cosa normale e non deve lamentarsi e non deve fare la vittima. Successivamente l'ambiente cambierà posizione, lo indurrà tramite suggestione a sentirsi profondamente ferito nel corpo e nello spirito, in modo che egli, così indebolito, potrà essere coinvolto in situazioni di plagio e suggestione del primo tipo. Successivamente quindi sarà dipinto ed etichettato come criminale, socialmente instabile e pericoloso dalla struttura, in modo da essere emarginato e ghettizzato. Capitolo 16. Conclusioni. Alejandro tira le fila del discorso sulle strategie massoniche di anomia e destrutturazione delle coscienze, sull'inciviltà di una nazione cosiddetta civile come l'Italia, quando viola sistematicamente i diritti umani usando tecniche di plagio e suggestione, sulle infiltrazioni massoniche nella pubblica amministrazione, in generale sulla massoneria come religione laica e secolare, che segue una particolare liturgia, uno stato confessionale, seppure dei contenuti atei, pseudo razionalisti e alienanti per l'uomo. In questa collana di racconti vi è la descrizione di un sistema di giustizia sommaria che condanna non sulla base di fatti nella loro dinamica essenziale, ma sulla base di fatti percepiti come tali da una rappresentazione possibilistica e probabilistica della realtà, operata dal sistema con una automorale degli autovalori. Tale sistema è una fabbrica di matti, un manicomio generale dell'universo, come direbbe Voltaire, che crea soggetti psichicamente instabili e molte volte si diverte a screditare soggetti sani e dipingerli come insani. Il lettore cita come epilogo del libro due spiacevoli vicissitudini incontrate quando tentò di iscriversi al Partito Socialista Italiano e al Partito dei Radicali. Gli fu impedito da un asfissiante controllo radicale operato dalla massoneria, volto a distruggere le menti e i corpi di tutti gli uomini liberi, propri e reali, aperti a confronto ma non servili. Questo libro prolisso, complesso ed interessante denuncia tale sistema in modo deciso, frontale e rigoroso, ma anche originale, spassoso, divertente, con satira, ironia, una serie di racconti intriganti e appassionanti, a volte anche spassosamente boccaccesi. Un ringraziamento sentito all'autore e un augurio a tutti i lettori di fare tesoro morale e culturale di questa piccola grande opera per la società e per la civiltà senese, toscana, italiana, ma anche mondiale. Cordiali saluti e buona lettura a tutti da Dunking e alla prossima video recensione. Un saluto a tutti. Ciao.